Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nell'orto del convento dei Frati Minori Cappuccini e qui c'è una bella edicola, un'immagine che vediamo spesso anche nelle foto con Padre Pio, perché qui lui spesso si fermava a pregare, come una targa ce lo ricorda. Era un luogo particolare di Padre Pio. È in questo clima, ecco, di preghiera, di silenzio, di meditazione, che lo stesso frate, insieme ai suoi confratelli o insieme anche ai figli spirituali, passeggiava in questi angoli dell'orto. Qui oggi per raccontarvi quello che accadde nell'ottobre del 1911. Padre Pio aveva 24 anni. Già alla fine di settembre del 1911 il provinciale, Padre Benedetto, rispose a quella lettera dove Padre Pio scriveva delle stimmate ricevute a Pietrelcina. Lo ragguagliava di quella situazione. Allora, nella risposta, Padre Benedetto scrisse: tu non devi manifestare a nessuno delle stimmate. E poi aggiunse: la tua permanenza in famiglia, quindi fuori dal chiostro, mi addolora assai. Credo che il tuo dimorare fuori dal chiostro non abbia più scopo, perché si vede che tu costi non migliori. Cioè, gli aveva chiaramente detto che doveva tornare in convento. Cosa succede? Che ad ottobre, inizi di ottobre, Padre Benedetto decide di sapere di più sullo stato di salute di questo giovane frate della provincia di Sant'Angelo e allora vuole il parere di un luminare, di un medico di indubbia fama, e scrisse a Padre Pio: credo opportuno che andiate a Napoli e vi fermiate almeno provvisoriamente a Morcone, dove spero di abbracciarvi. Era il 13 di ottobre. Allora che succede? Succede che il 19 ottobre del 1911 accompagna Padre Pio a Napoli. Doveva essere accompagnato dal guardiano di Morcone, ma forse cambia idea Padre Benedetto e lo accompagna di persona a Napoli, nello studio proprio del professor Antonio Cardarelli, che era un famoso professore di patologia clinica all'Università di Napoli. Era un medico, un patologo, un accademico, anche politico italiano, deputato prima, poi senatore del Regno d'Italia. Infatti venne eletto nel collegio di Isernia Campobasso. Forse anche da qui la conoscenza può essere dei frati cappuccini con questo luminare, per organizzare immediatamente questa visita, anche perché era un uomo molto impegnato, il professor Cardarelli. Allora andarono a Napoli nel suo studio, in via Santa Maria di Costantinopoli numero 33. Il biografo del professor Cardarelli racconta che tutta la gente lo chiamava, lo invocava addirittura, gli tendeva le mani chiedendo aiuto, assediavano casa sua, assediavano il suo portone, e con la pazienza e la rassegnazione di chi aspettava addirittura un salvatore. Era molto importante questo medico ed era molto bravo. Pensate che riuscì a diagnosticare, e fu l'unico, a Papa Leone XIII un cancro alla pleura. Riuscì anche a diagnosticare malattie gravissime in persone apparentemente sane. Un famoso medico che visita il paziente prevede per lui la morte entro un mese. Era quello che accadde a Padre Pio, a questo giovane ragazzo che appena lo vide, lo visitò. Quindi Padre Benedetto voleva proprio un chiaro responso e spiega al giovane frate e al ministro provinciale che non c'è proprio più niente da fare per questo giovane sacerdote, e quindi gli suggerisce di accompagnarlo in uno dei conventi più vicini della provincia religiosa per attendere in quel posto la morte. Quindi non è una diagnosi, è una vera e propria sentenza, una condanna a morte senza speranza di grazia. Quello fu il responso del luminare Cardarelli. Prima di lasciare Napoli, allora che succede? Padre Benedetto, possiamo solo immaginare anche l'atmosfera che vive insieme a Padre Pio e Padre Pio che vive insieme a Padre Benedetto. Loro si trovano quasi vicino al mare,
a Napoli, quindi non sappiamo quali luoghi abbiano visitato o quali chiese abbiano visitato, ma sappiamo che sono andati in via Monte Oliveto numero 40 dal fotografo Nicola Germoglio. Con la bonifica del Rione Carità quel fabbricato oggi non c'è più e c'è il grande palazzo delle Poste a Napoli. Padre Benedetto decide di far scattare una foto a questo giovane frate per avere, chissà, forse un ricordo di questo frate e quindi poterla consegnare alla storia, dato che tra un mese questo frate non ci sarà più. Questa foto, eccola, vediamo, è la prima che conosciamo di Padre Pio e risale proprio a questa giornata, 19 ottobre 1911.